Buonasera a tutti, qui Massimiliano Esposito da Arzano, dalla rotonda d'Arzano, per il fronte di liberazione alla terra dei fuochi. Sono circa le 18:30 del 16 ottobre 2020. La situazione è tornata tranquilla. Restano solo i segni del blocco di questi giorni. Ricordiamo che a causa di un mini lockdown decretato per il comune di Arzano in provincia di Napoli, le attività, le piccole attività del territorio dovevano restare chiuse. Da qui una protesta abbastanza vigorosa da parte dei commercianti della zona. Come vi dicevo, qui dalla rotonda d'Arzano tutto sembra tornato alla tranquillità. Restano solo alcuni oggetti lasciati dai dimostranti che giustamente disponevano le loro ragioni nei confronti di una limitazione delle attività commerciali della zona, che già devono fare i conti con la crisi Covid, le scadenze fiscali, purtroppo la problematica della criminalità e varie realtà territoriali che non sono semplici da gestire. Ma soprattutto da sottolineare la competizione con i numerosi centri commerciali della zona, in cui le piccole attività familiari vengono continuamente messe in competizione con appunto i centri commerciali e le regole nefaste della globalizzazione. Diciamo che magari il margine di incontro tra l'economia locale e la sicurezza della salute pubblica potrebbe essere quello di maggiori controlli sui dispositivi di protezione della salute e non fermare l'economia dei luoghi già precari, dei territori già messi a dura prova, in modo poi da intervenire sul gettito fiscale e investirlo in sanità pubblica, assunzioni, nuovi reparti e quant'altro dispone questo periodo dell'emergenza. Qui dalla rotonda d'Arzano è tutto. Massimiliano Esposito dal fronte di liberazione alla terra dei fuochi. Buonasera a tutto, vi aggiorno su eventuali novità.